dallo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie di tecnologia, arriva il digitale. Questo è Digitalia. Allo, allo, settimana del 17 giugno 2024, gli spioni di OpenAI, multona DMA per Apple, Amazon e le liste d'attesa, ma anche Firefox, Pentagono, disinformazione, questo è molto la frescaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dal Visturio Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio. Allo studio di Milano Isola, Michele Di Maio. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi. E buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani all'ascolto della vostra trasmissione preferita o una di quelle preferite o nuova se è la prima volta che ci ascoltate, cercheremo di esserne degni e intanto buonasera in time sync ai miei due colleghi Francesco Facconi, Michele Di Maio, io vi salve. Vabbè, ma tanto è già prefe, nel senso sono quasi un minuto che siamo in diretta, è già diventata preferita di quelli nuovi, quindi... Ah, dici, è proprio un attimo. È la prefe già di tutti quanti. Certo. Allora, vediamo come partire tra un messaggio di back channel. No, questa volta non sono basso e c'è qualche altro problema a vostro lato. Cominciamo con le notizie della settimana, va che è meglio, invece che con le note tecniche. Perplexity AI che conoscete. Perplexity AI è uno dei player maggiori nell'ambito di questa rivoluzione, di questa competizione. È il motore di ricerca. Sì. Tende a fare un motore di ricerca invece che un puro chat agent. Quindi si pone. Il momento di massima esposizione l'ha avuta con il lancio di Rabbit R1, perché è il motore di ricerca su cui si appoggia Rabbit R1. Ah, pensavo quando ne abbiamo parlato su Digitalia, forse è stato. Beh, certo, del giorno. Sono diversi fuori. Quindi da quelli di OpenAI che sono, vedremo, brutti, cattivi e spioni. E invece no, anche Perplexity fa un po' le cose non proprio in maniera pulita e trasparente. Allora, perché l'hanno beccata con le mani nella marmellata, vai Michele. Esatto, più che con le mani nella marmellata, con le mani nei siti dove non ci doveva mettere le mani, che è una metafora abbastanza brutta, però va bene. Allora, è un articolo di Robert Knight, che è uno sviluppatore, giornalista, figura, insomma, l'influencer del Fediverso, se vogliamo creare questa figura mitologica, il quale ha un blog, Fediinfluencer, sembra una medicina per l'influenza. Fediflu. Perfetto. Da più o meno. Ha un blog, arnight.me. Non spieghiamo cosa sono i blog. E niente, non, come tanti creatori, non c'ha voglia che gli agenti, i crawler dei vari siti, dei vari prodotti di intelligenza artificiale vadano a prendere i suoi contenuti. Quindi cosa ha fatto? Ha fatto quello che poi dice la stessa guida di Perplexity AI. Non vuoi che i tuoi contenuti vengano indicizzati o usati per il motore di LLM? Bene, c'è lo standard. Robot.txt, esatto. Nel robot.txt lo supportiamo, basta, fai. E lui cosa fa? Lo fa. Al che un amico gli fa notare: guarda che ho provato a fare una ricerca, mi è uscito il tuo sito. Il tuo sito, poi con i link, perché poi Perplexity, una delle caratteristiche, che linka alle fonti originali. E quindi niente, Robert si è un po' inalberato, ha iniziato a fare dei test, ha chiesto in giro anche sul Discord di Perplexity, e si è accorto che fondamentalmente Perplexity nasconde lo user agent. Quindi sono due le cose sporche che fa: una, ignora robot.txt, esatto, che è una cosa in lettura, e poi si dichiara come qualche cosa che non è, perché i due modi per tenere alla larga un bot sono, da una parte, metterlo nel robot.txt e sperare che il bot stia alla larga e lo rispetti, e l'altra è semplicemente programmare il server, che sia Apache o qualsiasi altro server che usi, per dire: quando vieni contattato da questo user agent, che è una stringa, lo ricordiamo per i non addetti alla programmazione di rete, che tutti i browser per protocollo HTTP devono implementare quando si annunciano, no? Voglio quella pagina, chi sei?
rispondo con user agent. User dove agent vai, dice, mi chiamo Giovanni Rossi, sono una variante di WebKit 6.8, eccetera, eccetera, eccetera. E fondamentalmente, oltre a non rispettare RobotXT, Perplexity, il bot di Perplexity AI si camuffa da una variante di Chrome. Esatto. Si mette la maschera da Chrome. Beh, allora, intanto RobotXT è un consiglio, un po' come pagare le tasse, cioè le cose che uno fa, tu vuoi. Ti consigliamo di pagare le tasse. Vabbè. Ti consigliamo di usare RobotXT. Il ministro delle finanze tutti gli anni a gennaio dice vi consiglieremmo di pagare le tasse. Consiglio per quest'anno. Non te lo chiedono neanche per piacere, te lo consigliano, va bene. Però sì, insomma, diciamo... Da capire questo Perplexity bot per cosa venga usato, perché io ho avuto un po' il dubbio, ma non essendo ancora uscito nessuna dichiarazione che lo confermi da parte di Perplexity AI, evidentemente non sono stati così veloci a pensarlo anche loro, no? Che il bot serva per cercare e dare un certo tipo di risposte, mentre quando gli chiedi esplicitamente di guardarti il contenuto di un URL, qui la richiesta che faceva il giornalista era di dare, anzi il blogger, teniamo questo termine anni 90, il blogger chiedeva dimmi qual è il riassunto del contenuto a questo URL, quindi ecco, forse in quel caso visto che gli ha dato una indicazione precisa, voglio cercare di giustificarli, nel senso... vabbè, però anche nel momento in cui immagina che fa un VGET della pagina che lui gli ha linkato nel prompt, comunque poi il contenuto di quella pagina viene passato, per non dire parsato, viene passato dall'LM che poi lo sputa fuori in linguaggio riassunto, quello che è. Quindi comunque finisce comunque nei gangli del modello. A proposito di questi discorsi, Apple, di cui la settimana scorsa, dopo l'annuncio di Apple Intelligence, ci aveva lasciato un po' così per non aver presentato niente in termini di dichiarazioni di, da una parte, rispetto per i problemi di copyright, dall'altra rispetto per l'ambiente, cose in linea con quanto visto negli anni prima, ha invece presentato due documenti molto molto dettagliati, uno sul modo proprio per configurare come identificare Apple Bot, che è il bot di Apple che va a fare lo scraping esattamente come fa Perplexity AI, ma a quanto pare in maniera molto più trasparente e con specificate le regole da mettere su RobotXT da una parte, e poi dall'altra appunto un documento dove fa tutta una analisi del focus sulla responsabilità, la responsabilità che si assumono nello sviluppare e pubblicare questo tipo di server, con questo Server Foundation Models, cioè proprio c'è un documento che fa pensare proprio a una qualche progettazione consapevole anche in termini di appunto etica, rispetto per l'ambiente, ottimizzazione, cose del genere. Interessante, devo dire, proprio Apple, che è sempre stata un'azienda che ha sempre detto certo siamo i bravi, siamo quelli bravi, siamo quelli attenti eccetera, ma per apertura di loro documenti interni, politiche interne eccetera, è sempre stata molto stretta. Qui invece si vede che, pensando di giocarsi la faccia, ha deciso di essere molto trasparente. Beh, hanno sentito Digitalia che criticavamo il fatto che non avessero parlato di green, quindi è tutto green, ma ora che abbiamo l'AI non più, invece provano a, come dire, rifarci almeno un pochino la faccia. La pagina sul machine learning è veramente interessante, se lavorato, avete comunque curiosità in quel settore, vale la pena leggere, sono un sacco di comparazioni e anche teorie su quello su come usano e fanno i loro modelli. Per quanto riguarda Apple Bot, allora, lì la descrizione è molto chiara, è uguale a quella di Perplexity AI, cioè anche Perplexity ha una pagina nella quale spiega esattamente come mettere RobotXT per fare in modo che non passino. Poi passano lo stesso. Vediamo se Apple ha copiato solo le istruzioni o anche il metodo di agire. No, chiaramente si scherza. Se l'ha implementato veramente.
Va bene. Abbiamo un po' di notizie questa settimana riguardo roba di intelligenza artificiale, ma ci sta. Strano. Non siamo solo noi, praticamente il mondo sembra focalizzato su quello, sugli europei di calcio e su quello. OpenAI ha annunciato un nuovo membro del suo board, insomma. Che bello, gente fresca con idee nuove. Perfetto. Ce lo presenti Francesco? Ma sì, è un personaggio che si chiama Paul M. Nakazone, o Nakazone o qualcosa del genere. Era giapponese probabilmente. Esatto, però in realtà è americano, dentro, talmente dentro che è un ex generale della US Army, in particolare ha ricoperto il ruolo di capoccia in questo posticino che si chiama National Security Agency. Esattamente, NSA, il direttore dell'NSA. Allora, l'NSA è famosa per una cosa, per chi ascolta o si interessa di temi digitali come noi, cioè essere amica di Snowden e del fatto che gli abbia spifferato come ascoltavano tutto di tutti. Quindi ecco l'idea. C'è da dire che Nakazone è stato direttore dell'agenzia in tempi non sospetti, cioè dal 2018 fino all'altro ieri fondamentalmente, quindi per tutto il periodo in cui NSA ha spinto e ottenuto tutte le varie leggi segrete, tutti i vari FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, tutte le quel corpus di leggi che dice che possono fare fondamentalmente quello che vogliono senza dirlo a nessuno e quando gli viene chiesto possono mentire spudoratamente. Quelle porte girevoli. Diciamo che OpenAI è comunque sulla bocca del mondo da meno di 2 anni. E però già sta seguendo tutto il manuale. Come si chiama il manuale, quello del Parlamento italiano, con tutti i trucchi, le cose, quello che ti spiega come fare la lottizzazione subito dopo le elezioni? Credo ci siano dei tutorial su YouTube parte di indiani che si fanno anche la serie For Dummies. Manuale Cancelli, qualcosa del genere. Manuale pratico. Manuale Geccelli. È un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti politici o correnti in proporzione al loro peso, viene spesso utilizzata in senso ironico, dispregiativo, eccetera, eccetera. Perfetto, questo è il manuale Cencelli degli unicorni di internet. Però noi adesso siamo delle brutte persone, ne parliamo male, ma poi in realtà c'è un... innanzitutto poi non abbiamo detto una cosa interessante, che lui finisce nella Safety and Security Committee, che è quello di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, da cui erano scappati uno dei cofondatori di OpenAI e un po' di altre persone, che è stata appunto presa a questo punto, come dire, in ostaggio dal buon Altman. C'è la dichiarazione di OpenAI, appunto per noi brutti e cattivi, che dice che generale Nakazone ha un'esperienza senza precedenti in area come la cyber security e guiderà e aiuterà OpenAI a raggiungere la sua missione di assicurare che l'intelligenza artificiale crei beneficio assolutamente per tutta l'umanità. Beh, che esattamente l'umanità è esattamente tutta. Viene fuori dal manuale delle risposte dell'NSA, che è lo facciamo per il vostro bene. È standard. Comunque siamo a 15 minuti di puntata circa e abbiamo Perplexity che ti viene a leggere le cose anche se ti hai chiesto gentilmente. Perfetto. Di no. OpenAI che c'ha l'NSA dentro e va tutto bene. Fatto già l'upgrade OpenAI. Snowden e Kim.com l'hanno toccata. Felice. Piano, si sono completamente tolti la maschera, dice Snowden. Non fidatevi mai di OpenAI o dei suoi prodotti, c'è solo una ragione per nominare un direttore dell'NSA nel tuo consiglio di amministrazione. Questo è un tradimento intenzionale calcolato dei diritti di ogni persona sulla Terra. Siete stati avvertiti. Quindi, questo era Snowden. Kim.com di tutta l'umanità, e anche Edward Snowden ha confermato tutta l'umanità. Questo sono il concorde. La critica è concorde. Kim.com dice: OpenAI ha appena assunto il responsabile della sorveglianza di massa presso l'NSA, ha esternalizzato lo spionaggio di massa illegale contro gli americani ad agenzie di spionaggio britanniche per aggirare la legge statunitense. Questa è storia. Ha dato loro accesso illimitato alle reti statunitensi. Questo racconta tutto quello che devi sapere su OpenAI.
effettivamente è difficile dargli torto. Ma questi, cioè, hanno cioè, o insieme al ricercatore lì, gli Asus Kyaer, se n'è andato tutto il dipartimento di marketing e di immagine, oppure non lo so, hanno la consapevolezza di essere completamente impuniti e di fare qualsiasi cosa, perché è ovvio che sei l'azienda più nel mirino dell'universo in questo momento, sei quello di cui tutti temono, perché sei uno di quelli che plasmerà il futuro del pianeta Terra, sei additato come quello che però fa tutto questo e fa i miliardi rubando i dati, gli scritti, le opere e i pensieri di tutta l'umanità. E che cosa fai? Devi nominare un nuovo tizio al board e prendi il direttore dell'NSA. Vuol dire che o sei scemo o sai che sarà impunito tutta la vita, sai che puoi farlo e te ne freghi del mondo. Solo queste due sono le opzioni possibili. Dove la punizione non è ovviamente una punizione legale, anzi probabilmente sono tante vacche sulle spalle, come insegna tipo Schmidt, ex Google. Certo. E non è ovviamente, dovrebbe essere una punizione dal punto di vista di relazioni pubbliche, di percezione del pubblico, cosa che diciamo gliene frega niente a nessuno o comunque a pochi. Finché i soldi arrivano, basta. E finché io posso scrivere i script in Python con un prompt, va tutto bene. Michele, hai messo senior Python developer su LinkedIn? Certo, su assolutamente. E AI specialist. AI specialist. Ok. Tra l'altro OpenAI è quella, no, che è nata come associazione senza scopo di lucro per proteggere l'umanità e che non andrà mai verso il lucro, sì, che hanno fatto poi parallelamente anche alla società quella a scopo di lucro, ma no, con il tetto, lucrino, esatto, okay. Ma che comunque l'abbiamo fatta perché bisogna far girare i soldi, perché costa tanto questa ricerca, eccetera, però non andremo mai oltre questo. Sam Altman ha detto che probabilmente OpenAI andrà verso un IPO e quindi diventerà a tutti gli effetti una società a scopo di lucro. Bene. Però poi ha aggiunto: ma faremo una B Corp. Certo. La B Corp è sempre, no, una società per fare del bene. E certo, quindi... certo. La B sta per quello. E certo, benefit. E certo. Bene. Benefit, non per bullshit, quindi. Iniziano a venire i dubbi. Penso che molte vere B Corp, a sentire questi annunci, il giorno che veramente OpenAI o gente del genere lo diventasse, inizierebbero a rassegnare le dimissioni e a dire no, noi non vogliamo essere associati a questa gente. E tutto questo perché? Beh, lo dice l'inizio dopo. Perché, Francesco? Perché hanno raddoppiato gli introiti e sono arrivati a 3,4 miliardi quindi in un anno. Oh, bella sta cosa dei soldi. Esatto. No, no? Partiamo non profit perché dobbiamo spendere i soldi degli altri. Quando il tuo CFO ti passa un bigliettino con scritto 3,4 miliardi, tu alzi gli occhi verso di lui e gli dici: ma siamo scemi che abbiamo fatto quella cosa del non scopo di lucro, ma chi ce l'ha fatto fare? Esatto, proprio 3-4 miliardi di dollari. Credo che produrrebbero lo stesso effetto in ognuno di noi e dei nostri ascoltatori. 3,4 miliardi. Franco, diciamolo, è tutta Nvidia la nostra. Non è tutta Nvidia, critica, sì. Eh? È tutta Nvidia, anche però. AMD, Intel, ci mettiamo tutto quello che vuoi. Ah, sì. Senza problemi. Va bene, ma sono comportamenti normali queste tecnologie che modificheranno il nostro futuro, che avranno un'impronta così forte e che quindi dovranno stare attenti ad agire, no, con i guanti di velluto, nel rispetto delle nostre individualità, delle nostre proprietà intellettuali, di tutto quanto, e lo vediamo che è un comportamento comune questo a tante aziende che operano in questo settore. Michele ci ha postato oggi di questa Maven che ha pensato bene di importare 1,12 milioni di post dal Fediverso, i vostri post, attenzione. I nostri post. Attenzione, c'è un pezzo, perché OpenAI esporta cervelli, quindi tutte le ottime intenzioni di OpenAI di cui abbiamo parlato finora sono portate avanti anche da ex dipendenti di OpenAI, tra cui il capo di questa Maven, che si chiama Ken Stanley. Che era un manager di OpenAI, ha aperto questa nuova startup che è un
credo sia un social network simile a Blue Sky o qualcosa del genere, il quale ha appunto importato tutti, oddio, tutti non lo so, non so se sono tutti, però appunto una quantità molto molto importante dei contenuti creati dal Fediverso. Per capire che cos'è Maven, dalla home page vi leggo il commento di Sam Altman. In Maven c'è la possibilità per l'intelligenza artificiale di giocare un ruolo determinante nell'aggiustare tutto quello che c'è di rotto e di sbagliato nei social network. Che oggi li hai. Quindi fondamentalmente ho sentito lo facciamo per il bene dell'umanità. Sì, è un eco lontano. L'umanità, Francesco, di tutta l'umanità. Di tutta, perdonami, non ho ancora letto il manuale. Perfetto. E sì, non c'è granché altro da dire. Poi allora, l'unico pensiero extra che ho avuto, che anche qui in realtà anche qui non so al lato licenza se è una cosa che dal punto di vista legale ha un qualche tipo di presupposto, e fa parte poi, anche se vuoi, dei lati negativi delle piattaforme aperte come sono il Fediverso, dove qualcuno può fare lavori del genere. Sì e no. Tecnicamente lo può fare, legalmente, certo. Punto interrogativo, e qualcuno prima o poi, adesso l'ha fatto Maven, chissà quanti l'hanno fatto e non nessuno se ne è accorto. Probabilmente tutti, nella loro fame di dati, la caratteristica che più accomuna tutte queste espressioni della stessa tecnologia è la fame di dati. Più ne hai, più il tuo sistema funziona ed è raffinato, per cui immagino che dove c'è da raschiare raschiano. Ogni tanto i comportamenti non rimangono impuniti. Arriva la notizia che sarebbe in preparazione una multina da parte dell'Europa per Apple per la violazione del Digital Market Act. Se così fosse, questo dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, si dice, farebbe sì che Apple avrebbe vinto il premio di prima azienda al mondo multata per il DMA, quindi questo grande successo per Apple, veramente congratulazioni. Diciamo che l'Europa non è convinta dell'implementazione che Apple l'ha fatto alla lettera, se vogliamo, sul DMA, con tutti questi balzelli contro balzelli e norme abbastanza zigogolate, e quindi di fatto sono pronti a lanciare questa multa, che sarebbe il 5% come da legge degli incassi del fatturato quotidiano mondiale, che si attesta intorno al miliardino, quindi una bella multina. Il punto cruciale è quella sempre dell'anti-steering, cioè della possibilità di far pagare agli utenti, per gli sviluppatori che pubblicano su App Store fuori dall'App Store, e che Apple ha da fine gennaio finalmente permesso, ma gli sviluppatori devono pagare una gabella del 17% se viene usato un metodo di pagamento di terze parti. Questo è quello che ha dato fastidio all'Europa, e se questo ha dato fastidio e ha portato a una multa che può arrivare a 1 miliardo di euro al giorno, che bene, non è... Si chiama multina. Esatto. Certo, e vi rimando tutti alla copertina di quell'episodio in cui mettemmo la Vestager vestita da Ghisa con lo sfondo rosa che staccava le multe. E devo dire che bisogna vedere tutto il resto, perché l'adempimento alla maggior parte delle clausole del DMA Apple le ha fatte in maniera assolutamente analoga a questa, in cui sì, lo puoi fare, ma ci devi dare un fracco di soldi, alla fine non lo farai perché il tuo business andrebbe a gambe all'aria. Per cui vediamo, curioso di vedere se Apple terrà duro, se continuerà sulla sua strada e cercherà poi di combattere in tribunale e fare ricorso per l'eventuale multa, e vediamo d'altra parte se l'Europa continuerà a muovere delle altre mozioni e contravvenzioni per tutti gli altri punti che
a cui Apple ha aderito in maniera più o meno analoga. Comunque, per mettere tutte le cose in prospettiva, perché noi l'abbiamo detto in maniera molto veloce, 1 miliardo di euro al giorno, che vuol dire il 5% delle entrate globali di Apple, vuol dire che Apple ogni giorno fattura 20 miliardi di euro. Considerate che una manovra del governo italiano è più o meno 20-25 miliardi all'anno, quindi ecco, in un giorno e qualche minuto abbiamo risolto il bonus 110. Esatto, vedi a non fare il bonus 110, cosa fai? Risparmi 1 miliardo di euro al giorno. Vedi a non leggere William Gibson. William Gibson l'aveva già scritto alla fine degli anni 70, questa cosa qua con le sue Zaibatsu, e ci siamo finiti dentro in pieno e continueremo ad andare in quella direzione lì. D'altra parte, perché permettiamo ad Amazon di gestire la sanità, o almeno andiamo in quella direzione lì per lo stesso motivo, ma ci arriviamo con calma. Per ora siamo su Apple, siamo su OpenAI, e visto che siamo nell'incrocio tra Apple e OpenAI, questa mi ha fatto ridere la trattativa, me la immagino questa trattativa tra Apple e OpenAI. Allora c'ho un'offerta, dammi una mano, dai, sì, dammi una mano. Allora va bene, voi noi vi mandiamo, voi ci date il servizio, quando Siri non funziona abbiate pazienza, sì, Siri è ancora una ciofeca, voi ci salvate, quando Siri non ce la fa più gira la domanda a OpenAI, facciamo come con Google. Sì, Google cosa gli date? Beh, Google qualche miliardo di dollari che va, che viene per queste cose qui, e noi come Google ce la facciamo? Ci dà qualche miliardo. Ma no, esatto. E qui invece noi aspetta, per mettere le cose, anche qui metto le cose in prospettiva, Apple è andata da OpenAI e gli ha detto vi pago in visibilità. Proprio così, esattamente. Letteralmente. Ma gliel'ha detto in italiano proprio. Sì, è andato sì. I pay you in visibilità, gli ha detto proprio. Esattamente così. E va bene, e cosa ci dobbiamo dire? Ragazzi, poi tanto poi c'è l'NSA che ne giova da sotto, quindi ma sì, ma tutto torna, tutto torna. Anche l'NSA ha visibilità a quel punto. Esatto. Sì, visibilità su tutto quello che scriviamo nel chat, no? Apple ha anche dichiarato che nelle prossime release potrebbe, o anche in un futuro prima delle prossime release, potrebbe integrare anche gli altri servizi di questo se ne parlava di già, era stato sì, proprio indicato come una possibilità, ma qui arriva proprio da dentro Apple e Federighi che dice potremmo implementare Gemini dentro il sistema. Gemini. Ok, perfetto. Vabbè, anche qui hanno visto qua qualche assegnetto pure può arrivare, perché limitarsi? Secondo me li arriva invece che più che darlo, cioè se lo prendono da Google di nuovo. No, ma loro hanno detto non possiamo dare tutto il traffico solo a uno, perché se no, lo sapete, poi l'Unione Europea poi si arrabbia, la Vestager si incazza, no, monopoli di qua di là, per cui un po' per uno e noi ne facciamo. Basta che paga. Certo, certamente. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi, dai. Dove lo troviamo noi il nostro miliardino con cui pagare le tasse e le multe della Vestager? Non lo troviamo il miliardino, qualche decina di euro ci arrivano grazie ai nostri produttori esecutivi. È il modello di sussistenza, di sostentamento di Digitalia che si assimila al software, alle trial gratuite del software. Distribuiamo gratis, il podcasting funziona così, ma abbiamo un patto tra gentiluomini o gentildonne con i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che consiste più o meno in quello che oggi si chiama value for value nel gergo del podcasting 2.0. Cosa vuol dire? Vuol dire Digitalia vale qualcosa per voi, l'ascoltate ogni tanto, l'ascoltate sempre, è un momento importante della vostra settimana, è un momento ricorrente. Beh, quanto vale lo decidete voi, e questo valore lo trasformate in un valore numerico, in una valuta, e ce lo mandate indietro con i soliti sistemi PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin on-chain, metodiche del podcasting 2.0. È così che funziona il mondo, si chiama economia di mercato, è quella che noi abbiamo contrapposto al comunismo. Questo non è un podcast comunista, è un podcast di mercato. A differenza di tante cose dell'economia di mercato, non siamo noi a stabilire il prezzo e a cercare di alzarlo, abbassarlo a seconda di domanda offerta, come facciamo a tirar fuori più soldi possibile dai nostri ascoltatori, ci affidiamo al loro buon cuore, non utilizziamo nessuna tecnica di estrazione, di massimizzazione del profitto, se non quella di chiedervi per piacere di darci una mano. Noi tutte le settimane in cambio lavoriamo per voi e vi ringraziamo in trasmissione. Franz, ti butti tu nel cimento?
con grandissimo piacere iniziamo a ringraziare gli streamer, quelli che usano l'applicazione del podcast 2.0 e ci mandano i satoshi mentre ascoltano, in particolare 21 Million Man, Jackal, Nicola Fort, Paolo Bernardini, Arzigogolo, Nicola Gabriele del Popolo e H. Grinta. Mitici, grazie, grazie di cuore. Super mitici i nostri perpetual executive producer che tutte le settimane non ci fanno mancare il loro sostegno, in particolare un euro ci arriva da Giuliano Arcinotti e Manuel Zavatta, 2 da Davide Tinti e 2,1 a 10 da Nicola Gabriele del Popolo. Crescono i perpetual, crescono. Giuliano è un po' di tempo che si cimenta e lo script lo tira fuori automaticamente. Se date più di, mi sembra che siano più di 3 in un mese, più di 3 donazioni in un mese, entrate a far parte della schiera esclusiva dei perpetual executive producer. Meravigliosi, grazie a tutti e ringraziamo le donazioni ricorrenti di 1 euro di Vincenzo Ingenito, 1,11 di Carlo Thomas e Matteo Taravini, 1,50 Andrea Guido, 2 euro tutti i mesi da Andrea Nicola Valise e Alessio Ferrara. Basile, grazie, prego. Ok, Vasile. 3 euro tutti i mesi arrivano da Diego Arati, Luca Ubiali, Marco Grecchi, Umberto Marcello, Michele Francesco Falzarano, Giorgio Puglisi, Raffaele Marco della Monica, Alessandro Morgantini, Mario Giammona, Antonio Taurisano, Enrico Carangi, Denis Grosso, Cristoffo Sollami, Renato Battistini, Michelangelo Rocchetti e Raffaele Viero. Miticissimi. Mitico Roberto Medeossi da solo con i 3,45 euro ricorrenti. Grandi ricorrenti con 5 euro che sono Michele Olivieri, Emanuele Libori, Giovanni Priolo, Nicola Grilli, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Calogero Augusta e solo per questo mese Federico Dainelli. Mitici, grazie, abbi pazienza se qui fa un po' di casino lo script tra ricorrenti singole. Devo fare singole. Questa sorta addirittura all'interno dello... Hai non notato, so perché. È avanti indietro, volevo fare. È colpa di Swift, non sono io. Colpa di Swift, assolutamente. Quello sì. Per pulire la polvere. Esatto. Swiffer Duster. Swiffer ringraziamo. Duster. Ringraziamo anche Daniele Bastianelli con i suoi 5,11 ricorrenti. Guido Raffaele Pira, 5,32. Grazie. Carlo Annibali per i suoi 5,32 di oggi che dice anche un messaggio, mi piacciono i messaggi, lo ricordo a tutti, tanto. Il mio punto di riferimento digitale, grazie ragazzi. No, soprattutto grazie. Punto e poi riferimento digitale, grazie davvero. Grazie mille, entriamo nella zona dei grandi produttori della puntata 729, 10 euro tutti i mesi arrivano da Paolo Tegoni. Più applausi, più energia, 10,58 da Mario Cervai e giga applauso di quelli chiamati, come ho detto, 12 euro ricorrenti da Andrea Giovattini, il grido dell'Idex, ecco, il producer della puntata, grazie. Vabbè, ci piace ogni tanto fare i cazzari, ma ci piace anche ricevere i vostri dindini, perché a nessuno, veramente a nessuno, piace lavorare gratis. Noi non vogliamo lavorare gratis, questa non è nata come un'opera di carità, è nata come una piccola impresa su internet con delle caratteristiche particolari. Siamo tutti volontari che vogliono un minimo di retribuzione, non ne esce uno stipendio per nessuno, ne esce un minimo di contribuzione per aiutarci a pagare le spese e per rimanere qualche cosina in tasca quando uno una volta ogni tanto dice vabbè, sto caffè che mi pido al bar me l'hanno regalato i miei ascoltatori di Digitalia, è comunque una bella soddisfazione. Grazie di cuore a chi ci ha dato il sostegno, grazie per la vostra generosità, grazie a chi vorrà iniziare da oggi a darci una mano. Allora, c'è qualcuno a cui questa cosa qui tra OpenAI e Apple proprio non è andata giù? Chi può essere? Fammici pensare, non lo so, dammi un indizio. Qualcuno che ha a che fare con tutti e due? Qualcuno che ha a che fare con tutte e due, qualcuno che ha a che fare con tutto il mondo al giorno d'oggi, che ha spesso il cappello per traverso ultimamente. Elone da Marte. Esatto. Allora, ha twittato voci di fuoco, nel senso chiaramente lui poi la vede estremamente negativa. Secondo lui l'accordo fra Apple e OpenAI è una violazione galattica della privacy, perché tutti i dati finiranno OpenAI e da lì poi eventualmente anche l'NSA. Da questo punto di vista
i suoi messaggi iniziano con vieterò tutti i dispositivi Apple all'interno delle mie aziende, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a ipotizzare addirittura di fare un telefono suo. Questo mi ricorda un po' il casino, eccetera, eccetera, di futuramesca memoria. Occhio però, il tweet di Musk insinua qualche cosa e può darsi che sia in relazione con quello che noi abbiamo saputo dopo del generale NSA che è entrato nel board, eccetera. Elon Musk, lo sappiamo, è tra i fondatori di OpenAI, per cui chi c'è dietro, chi ci ha messo dei soldi, chi può essere uno dei, chi possono essere finanziatori occulti, eccetera, Elon Musk. Se c'è uno che lo sa, è Elon Musk. Nel momento in cui dice è patently, chiaramente assurdo che Apple non è abbastanza sveglia da creare un suo modello di intelligenza artificiale, e allo stesso tempo che sia in qualche modo capace di assicurare che OpenAI protegga la sicurezza e la privacy. Ok, va bene. Apple has no clue. Apple non ha idea di che cosa succeda, di what's actually going on, di che cosa capiti in realtà una volta che dà i tuoi dati a OpenAI. Ti stanno svendendo. Ti stanno svendendo. Beh, non ha idea. Allora, beh, qui parla di qualcosa di specifico, non dice Apple non ha idea di che cosa le succede se si mette nelle mani di OpenAI. Ha detto Apple non ha idea di che cosa succede nel momento in cui dà i dati dei suoi utenti a OpenAI. Quindi si riferisce a qualche cosa che succede ai dati degli utenti nel momento in cui transitano per OpenAI. Sì, attenzione, vero? L'allenamento del modello, cioè. Non vedo perché Apple non dovrebbe saperlo. Qui dice, cioè, Apple avrà fatto la sua due diligence, avrà considerato le stesse cose che considerano il 99% delle persone sulla Terra, eccetera. Lui dice Apple has no clue, vuol dire che lui sa o pensa di sapere o insinua qualche cosa che Apple, nonostante la sua due diligence prima di fare una mossa del genere, può continuare a ignorare. E quindi appunto qualche finanziatore occulto, lo sappiamo, l'abbiamo scoperto un miliardo di volte post facto. Ah, dietro no, Peter Thiel e Palantir c'erano i soldi di Inquitel, Inquitel è al 60% della CIA. Questa Facebook era finanziato da questo, quest'altro, quest'altro, ma erano teste di legno di questa, quest'altra agenzia, eccetera. Qui sembra proprio fare riferimento a qualche cosa del genere. Vero, vero anche che in teoria, se vi ricordate al keynote, abbiamo commentato che il momento in cui esci da Siri ed entri in un modello esterno come OpenAI o come sarà Gemini, quello che fa è chiederti con il classico banner, no? Diciamo, tu parli con il telefono ti chiede di cliccare o tappare, che dirsi voglia. Okay. Abbastanza molto non frictionless, molta frizione in tutto ciò. Non saprei dirti. Di bloccarti prima di fare questa scelta, cioè c'era un po' un intento lì dentro. No, c'è un intento di pulirsi la coscienza e di dire ah, io te l'ho detto che i tuoi dati andavano OpenAI, però non è frictionless, non è frictionful per niente. Nel momento in cui tu perdi del tempo, stai lì, chiedi una cosa a Siri e Siri ti dice non lo so, chiedo OpenAI, ti basta dire di sì, Siri lo fa, e non è che se sei stato fino a lì e hai aspettato la risposta di Siri ti accontenti, non lo so, chiedo OpenAI, no, lascia stare, perché almeno lo faccio io, lo fai tu, che non ci fidiamo di OpenAI, forse, ma poi diciamo ma sì, tanto è una cacchiata, che me ne frega, ma il 99,9% degli utenti di Apple non vedo il motivo per cui dovrebbero dire no, non avrebbero fatto l'accordo, peraltro, se pensassero a un'adozione in bassa percentuale dei suoi utenti. Boh. No, ma che ci sia della ragione in quello che dice, anche sul tema del telefono. Possono essere illazioni. No, per anche perché poi quando, almeno adesso, non è che prima avevo le notifiche per quando twittava Elon Musk. E onestamente a un certo punto le ho spente perché spiegavano la batteria in 10 minuti, mi sa. Esatto. E però nel momento in cui poi c'è stato l'annuncio del tipo di Nascone,
non ho visto grandi tweet da parte di Elon Musk, ecco. Quindi non so, sarebbe stato forse meglio commentare anche lì se era quello lo scopo. Può darsi di sì, può darsi di no, può darsi che non voglia ritrovarsi un pallettone da 44 magnum nella testa, può darsi che fosse impegnato a far atterrare i suoi razzetti. Vorrei che anche lui ci tiene alle sue PR, perché comunque fai affari col governo americano. Certo. Beh, ma uno col sedere pulito non c'è da quelle parti. No. Assolutamente. Tesla afferma, visto che siamo in ambito maschiano, Tesla afferma di avere due robot umanoidi Optimus che funzionano e lavorano in maniera autonoma nelle sue fabbriche. Bisogna vedere che lavoro fanno. Esatto, che non c'è stato da dire. Sono due Roomba. Anche io un robot non umanoide, ma ci metto sopra il pazzesco. Sì, sì. Hanno preso due Roomba, ci hanno messo sopra una bella etichetta Optimus. Sì, ci ha messo il pupazzetto sopra, l'action figure dell'uomo ragno, e lo fanno girare. Lo faremo anche noi. Sta lì fermo e dice: lavorate umani, lavorate. Anche perché poi adesso l'ultimo video che io ricordi degli Optimus è quello del quello che piegava i vestiti, che come dire era un po' staged anche quello, che c'era la maglietta messa già fuori il sacco, che la maglietta bello, però mi servirebbe a casa, è comodo, e ma ce ne facciamo mandare una versione demo, vediamo se ne possiamo tenere uno. Lo faremo. Visto che siamo nella mascologia, abbiamo un articolo da segnalarvi che il nostro amico Edoardo Volpi Kellerman che ha scritto nelle segrete stanze del duplice palazzo volante di SpaceX. È un bel articolo di media lunghezza con un bel commento, i numeri e l'analisi di quello che è stato fatto con il lanciatore Super Heavy e la Starship, che fondamentalmente sono il razzo più potente, l'astronave più grande che l'umanità abbia mai creato e mandato in orbita, e quindi quello difficile toglierlo al tizio, per quanto antipatico possa essere risultare. E l'articolo è ben fatto, ve lo mettiamo nelle note della puntata insieme a tutti gli altri, digitale.fm/729, e ringraziamo il nostro Edoardo. John Stewart ha rivelato in un'intervista il momento esatto in cui ha capito che il suo rapporto con Apple stava andando in acido. Ed è di nuovo, in realtà c'entra di nuovo, davvero c'entra in parte l'AI, ma neanche tanto. Il tema era l'inflazione, nel senso che dice John Stewart, dice che comunque il rapporto stava un po' già andando ad aceto, già scricchiolava, però quello che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un'intervista a un economista, Larry Summer, il quale ha messo in relazione da una parte l'inflazione che c'è stata durante post pandemia e il fatto che poi tra le aziende che ne hanno tratto più profitto c'era stata proprio Apple, facendo poi la nota come se perché le aziende devono come dire hanno il diritto, hanno la possibilità di sfruttare un'inflazione così, quando invece la stessa cosa non si può dire da parte dei dipendenti, che non hanno poi abbastanza potere contrattuale per dire vabbè, se voi aumentate i prezzi di tanto perché c'è l'inflazione, aumentatemi anche lo stipendio. Ecco, diciamo che per chi ha un lavoro sa che non funziona così. Sento che anche gli Optimus stanno per scioperare. I Roomba che scioperano. E niente, la cosa è andata avanti, poi lui l'intervista mi sembra che l'abbia un po' pubblicata, l'abbia pubblicata, era parte di un episodio, c'è stato un po' di avanti e indietro con uno degli executive all'interno di Apple, l'intervista è andata avanti, però poi alla fine insomma ha deciso no, questo forse non è più il posto per me, e dice una cosa poi secondo me super interessante, molto vera, lui dice, tornando al discorso dei cos'erano i sederi puliti di cui parlavo prima della Silicon Valley, anche alla fine, anche all'interno del mondo dello spettacolo è la stessa cosa, nel senso che la rete non è tua, e sai che la rete, per mandarti in onda, dovrà vendere delle cose tramite la pubblicità, esatto.
e nel finché tu dici delle cose che continua a fargli vendere birra, fa l'esempio della birra, allora va tutto bene. C'è un punto in cui però finché sei John Stewart è molto, hai la possibilità poi di dire ok, a me non mi sta più bene. Infatti John Stewart adesso ha il nuovo programma, credo, su Comedy Central, se non sbaglio, e deve rispondere agli sponsor di Comedy Central e deve rispondere, esatto. Non quindi sarebbe bello avere dei media liberi che si appoggiano su un sistema aperto che chiunque può gestire in autonomia e con dei meccanismi per cui sono direttamente gli ascoltatori, gli spettatori a pagare, a contribuire in base a quanto ascoltano, guardano e in base a quanto apprezzano il prodotto. Sarebbe veramente bello per la nostra democrazia, per la nostra libertà. Sarebbe veramente bello. Dovremmo brevettarlo. Non dovremmo brevettarlo, esatto. Attenzione. Ma in realtà poi, vabbè, ridendo, scherzando, John Stewart parallelamente poi aveva, credo abbia ancora il suo podcast, non ho il tempo di più di ascoltarlo, quindi non lo so, però tanti comici americani, anche durante l'esperienza della pandemia, hanno fatto il passaggio al podcasting. Conan O'Brien, che ha avuto le sue vicissitudini con i suoi night show, è passato al podcasting, sì, soltanto che è passato al lato oscuro del podcasting, che è quello comunque. È vero, perché nel momento in cui tu non sei un cacchio, sei una persona nota e dici faccio podcasting, a chi chiedo, a un'azienda, a una agenzia che mi mette in grado di farlo, eccetera, l'agenzia arriva subito e dice ah, pubblicità, dynamic ad insertion, tu fai il coso. Ma la birra ti segue ovunque vai. Facconi ti ascolta da Milano, gli facciamo la pubblicità della benzina della Agip, e Giovanni Rossi ti ascolta dall'Australia, gli facciamo la pubblicità della benzina della, che cacchio ne so, e bellissimo, arrivano i soldi di lì e abbiamo le proiezioni, 2 miliardi di dollari di pubblicità nel mondo del podcasting. Sono 5 anni che la menano questa storia dei miliardi, 2 miliardi di pubblicità pronti ad approdare sulle coste del podcasting. Non le abbiamo ancora viste, non le ha ancora viste nessuno. E qualcuno con un po' di coraggio, qualcuno con una audience come quella di John Stewart, che mette dentro un meccanismo tipo quello che utilizziamo noi da poveri pezzenti, far vedere che può funzionare per tirar fuori una cosa considerevole, quanto sarebbe bello. Comunque non accendetevi la sigaretta dopo aver bevuto la birra dell'Agip. La birra dell'Agip è una cosa... Bambini, non accendetevi le sigarette dopo aver bevuto la birra dell'Agip. Esatto. Vogliono delle cose, va bene. Comunque anche noi nella meloniana Italia non ci vogliamo far mancare niente e stiamo sviluppando, ho saltato Meta, vabbè, lo riprendiamo dopo, e stiamo tirando fuori i nostri unicorni genius, anzi iGenius, che devo dire è una grande, un nome molto 2008, una dimostrazione, esatto, di fantasia nella scelta dei nomi, eccetera. Ha sviluppato un grande modello di intelligenza artificiale ed è il nuovo unicorno italiano, 1,7 miliardi. Come si chiama il modello? Come si chiama? Si chiama Italia. Bisogna dirlo in tono Italia. Da cinegiornale Luce? Da istituto Luce. Certo. E poi il CEO, adesso non riesco a vedere se trovo l'articolo, il CEO non ha un nome molto italico, adesso poi mi sono andato a cercare un po' di storia di questa, di questa startup. Ulian Shark si chiama, Ulian Shark. E ho trovato dal sito, non dice granché, c'è più spazio dedicato a tutti i round di founding che poi alla storia vera e propria dell'azienda, che tra l'altro ha sede a Milano e a New York, quindi di italico ancora non mi è chiarissimo. Scusa, i francesi c'hanno Mistral e noi dobbiamo avere iGenius, cioè chiamalo Da Vinci, chiamalo Scirocco, chiamalo Vesuvio, porca miseria. Ma sì, appunto, cioè, vabbè, ok, noi siamo sempre bravi a fare gli esterofili. Comunque vedremo, non so con che cosa l'abbiano addestrato, probabilmente coi dati dell'INPS o qualcosa del genere. Vedremo le performance non solo in termini finanziari ma anche tecnologiche e valuteremo su quelle. E questo incrocio tra Meta e l'Europa in termini di copyright, rispetto dei dati, modelli, privacy, eccetera,
Sì, erano stati così bravi a chiedere l'autorizzazione a usare i dati degli utenti europei per allenare i propri LLM che il garante della privacy irlandese, insieme poi, come dire, lui come dire, è stata alla testa l'ariete, ma in realtà c'erano dietro poi anche vari altri garanti della privacy, sono andati a bussare alla porta della sede di Dublino di Meta e gli hanno detto, no, cioè, ragazzi, non va proprio bene così. E Meta ovviamente cosa ha fatto? Ha sistemato tutte le cose? No, ha detto no, guardate, vabbè, se queste sono le cose, chiudiamo direttamente qualsiasi... qualsiasi progetto ha fatto un comunicato stampa che suona più o meno però dai, gli altri lo hanno fatto perché noi no. Questo è il riassunto del mio comunicato stampa. Noi siamo stati bravi a chiedere il permesso e giustamente non gliel'hanno dato. Vabbè, gli irlandesi li hanno stoppati, vedremo dove andrà a finire la cosa. Però intanto c'è fermento nel mondo dell'intelligenza artificiale, ci sono già i primi chatbot in sciopero, perché è una cosa indegna questa, è una cosa mai sentita. Una foto vera, una vera foto scattata da un essere umano, forse addirittura su una pellicola, è stata premiata e non ritoccata, è stata premiata a un concorso per esclusivamente per immagini fatte con l'intelligenza artificiale, che è una cosa, è uno scandalo terrificante. È bello che in due anni che parliamo di queste cose adesso abbiamo fatto il giro, cioè sì. un anno fa che parlavamo delle foto dell'intelligenza artificiale che finivano nei concorsi per umani, adesso invece ci abbiamo fatto il giro. Questi umani che vogliono rubare il lavoro all'intelligenza artificiale è una cosa che mi preoccupa, Esatto, dove andremo a finire, signora mia? Tutti i taggatori in Kenya, nessuno pensa ai taggatori in Kenya, quelli che devono taggare, fare il reinforcement learning dei modelli. Ai turchi meccanici di Jeff Bezos, nessuno pensa ai turchi meccanici. Perché nessuno pensa ai bambini? I turchi meccanici! Lo piace in tempo reale. Più o meno così. Ma poi la aggiustiamo un pochino, facciamo l'unica post-produzione che usiamo le AI, lo mettiamo a posto. Esatto, facciamo vocal align. Amazon, One Medical. Guarda, allora, mettiamoci comodi. No, poi vabbè, poi te la lascio commentare a te che sei un po' di più del settore. Però vabbè, cosa è successo? Che un po' di anni fa Amazon ha comprato, tra le varie cose su cui investe, non credo neanche fosse più una startup, però un'azienda che si occupa di fare assistenza medica da remoto. Quindi voi chiamate, immagino, call center, chattino, quello che è. One Medical abitualmente rispondeva un medico o un paramedico. Ma te pensa! Guarda che roba! Ma guardate che roba! Spreco! Sì. L'ha comprata Amazon. Disruption, ci vuole disruption qua, bisogna fare qualcosa. Move fast and break people. Ho sentito AI? No, non ancora. AI, no, forse non l'ho letto. AI, adesso faccio una ricerca. Che è l'unico articolo che non ha la parola AI nel suo testo. Ma da forse gli hai dato un'idea. Tutte le lettere della prima colonna in fila, alla fine, cioè, vedi che c'è l'AI. Quindi, insomma, che voi chiamavate quello che pensava un call center, chi vi rispondeva? Prima rispondeva un medico, comunque una persona che in qualche modo era stata adesso viene solo allenata, però no, è un umano, non viene allenato, istruita. E che viene istruita, grazie, sul tema della medicina. Adesso con Amazon invece dei generici impiegati di customer service, che quindi cioè della gente che lavora. Avete presente? È che ieri vendeva abbonamenti nella Vodafone, esatto. E oggi vi deve curare se avete sintomi dell'infarto. Cioè. È solo in Italia che potresti farlo, perché l'Italia è quel paese dove i laureati, per cui ingegneri, medici, avvocati, architetti, sono senza lavoro e finiscono a lavorare nei call center. Ma questo andrebbe anche bene. Negli Stati Uniti non funziona così, perché i medici, gli architetti fanno gli architetti e gli sfaccendati che non hanno né arte né parte vanno a lavorare per i call center e Amazon li mette al posto dei medici e dei paramedici, fondamentalmente finisce così.
Esatto, loro sono lì che davanti a uno, veramente come un abbonamento, se vi si rompe il router probabilmente aprono, come dire, lo stesso sistema che nel caso, ad esempio, adesso non mi ricordo di quale malattia, se la persona dall'altro capo del telefono ha i 7 sintomi di quella malattia che quella persona in quel momento sta leggendo per la prima volta in vita sua sullo schermo, allora solo a quel punto viene fatta poi escalation a un medico vero e proprio e o a una clinica per un eventuale ricovero. Quindi se tra una parlata e l'altra senti Girls from Ipanema suonata esatto. male in sottofondo, vuol dire che stanno passandoti al medico vero. Però voi pensate, ah, che schifo questa cosa. No, c'è anche un lato positivo, perché poi avete uno sconto sul sull'abbonamento Prime. Oppure forse il contrario, avete uno sconto su questa roba. Uno sconto su Amazon, sul nuovo servizio Amazon Funeral. Esatto, vi comprate la bara dei film. Prime Funeral. Prego. Amazon Prime Funeral, proprio così. Ma non è che ci sia molto da dire. Fa ridere tutto, se non piangere, dove ti dice le qualifiche che sono richieste a chi fa domanda di assunzione per questo servizio. Le qualifiche sono essere in grado di usare un computer e un telefono. ed è proprio fantastica questa cosa. Beh, qui. È già comunque tirato via metà della gente di questo pianeta, nel senso. Dipende dal livello. Direi proprio di no. E poi questa cosa, no, di questi esempi, il tizio che ha chiamato, no, e diceva che sentiva come si sentiva il torace stretto e che quindi e gli hanno prenotato una visita cardiologica per la settimana successiva. Quando 17 sintomi chiave nel manualetto per i tizi del call center eccetera, il primo era dolore toracico, pressione o peso del torace, siccome il tizio gliel'ha detto con dei termini un po' diversi, hanno pensato che sì, va bene, una visita cardiologica nel giro di una settimana poteva essere una buona cosa. E no, ragazzi, no, per piacere, non finiamo così. Ma noi ci ridiamo, ma qui in dice, Italia... Lo dice la cassa dei medici. Siamo lanciati... È la lobby dei medici. È la casta, certo. Dopo quei tassisti e cos'altro avevamo, quella degli albergatori, eccetera, avremo la lobby dei medici. E la lobby gay. Che si rifiuta, quella, certo. Poi dei lobby medici gay con l'Airbnb a casa, è la peggiore di tutte, assolutamente. Sul taxi. Che vanno a lavorare in taxi, sì, perché sono ricchi. Ricchi e non chiedono la fattura. Vabbè, c'è un bel capitolo di disinformazione, lo apriamo con YouTube che inizierà a chiedere al pubblico, agli utenti, una percentuale selezionata di utenti che hanno una scrivania all'NSA, ma questo non lo dice l'articolo, di aggiungere un contesto ai video. Sì, è interessante nel senso che questa è quello che aveva già che fa già in realtà Musk su Twitter. Sì, poi non c'è tutta quella cosa che devono essere dei pareri di persone che in qualche modo insomma è importante quella cosa lì. Community Notes è studiato in modo da dare una risposta almeno teoricamente che sia imparziale, perché prende dal pool delle persone che si iscrivono a Community Notes, prende quelle che hanno già scritto su vari argomenti e le aggiunge dal permesso di commentare su un argomento a delle coppie di commentatori che sono state in disaccordo su altri argomenti polarizzanti, per cui teoricamente no, si parla del G7, della figura che ha fatto la Meloni eccetera, e si prende un commentatore che di solito commenta contro la Meloni e uno che commenta a favore, oppure uno che di solito commenta pro aborto e uno contro l'aborto, robe del genere, in modo da cercare di bilanciare la cosa. Non sappiamo se funzioni, perché effettivamente non sono tante le note. In teoria in effetti già le cose scritte così, però in realtà sempre Cicero pro domo sua, Musk ha presentato degli studi di società teoricamente di terze parti che dicono che hanno già visto un effetto positivo sulle etichettature di questo tipo di argomenti, superiore, migliore a quello che invece succede quando è l'azienda stessa a pagare un qualsiasi ente di terze parti per fare moderazione, debunking o robe del genere. L'azienda deve pagare, certo, quindi automaticamente meglio.
Sì, vediamo. Comunque invece qui YouTube dice semplicemente che sceglie lei, dà il permesso ad utenti di commentare a muzzo, ma non c'è tutto questo meccanismo di selezione di round robin eccetera. Bisogna vedere appunto come li seleziona questi utenti e se sono veramente utenti o se sono i figli del generale che lavora per OpenAI. A casone. I famosi figli di Nakasone, che è un insulto terrificante. Che utilizzeremo da qui in avanti. Assolutamente, sì. A proposito di commenti, disinformazione, robe del genere, Reuters ha tirato fuori una bomba mica da ridere, perché vi ricordate gli americani, quelli che dicevano no, la disinformazione, attenzione ai tempi del Covid, bisogna andare appunto su Facebook e mettere l'etichetta questo è falso, mettere l'etichetta debunking, mettere l'etichetta questo è assolutamente il contrario di quello che dice la scienza, quando qualcuno osava dire il virus del Covid potrebbe essere uscito da un laboratorio, oppure le cose di distanziamento sociale eccetera non è dimostrato da nessuna parte che abbiano efficacia eccetera, no, quelli del contro la disinformazione pare che fossero in prima linea della disinformazione. L'esercito degli Stati Uniti ha speso alcuni milioni di dollari per fondare delle campagne di disinformazione durante l'epidemia Covid-19, in particolare una documentata nelle Filippine, per screditare come paese l'intervento della Cina, facendo tutta una serie di post molto simili a quelli che vedevamo dalle nostre parti, che diceva, tutti dicevano quelli sono i russi, quelli sono i cinesi e roba del genere, dello stesso tipo che dicevano il vaccino non serve, da quelle parti lì era arrivato per primo il vaccino cinese, non vi fidate del vaccino cinese che vi fa crescere quattro braccia, questo Covid cosa vuoi che sia, non andate a vaccinarvi col vaccino cinese e roba del genere. Insomma, belle cose che succedono nel mondo, come sempre, come l'abbiamo scoperto 20 anni dopo la baia di Toncino e robe del genere, queste cose vengono fuori sempre a priori da qualche anno di distanza. Sì, poco da dire, nel senso, la cosa che mi ha colpito, se andate a leggere il report, è l'apparente facilità di queste campagne, cioè, non sono cose estremamente sofisticate di fatto, sono messaggi estremamente populisti, estremamente ricchi di retorica, però evidentemente hanno funzionato, perché poi ci sono anche grafici che mostrano comunque come è andata la pandemia nelle Filippine, spoiler, non benissimo, e quindi non lo so, da una parte mi colpisce che un governo come quello americano decida di avviare una disinformazione, ma ancora di più mi colpisce che bastino veramente poche immagini ben messe su Twitter, su Facebook o su quale social network di turno, di zona, per poi avere uno strascico così forte, che sappiamo benissimo essere successo ovunque, non solo lì, però come dire, sono... Ma lo strascico è stato così forte? Chi lo sa, questo è tutto. È un po' sempre quella la domanda. È quella la domanda. Vi ho messo, mi è arrivato oggi o forse ieri, questo articolo pubblicato da due professori, uno di Harvard, anzi direttore di una cattedra di medicina ad Harvard, e l'altro, non mi ricordo, un'altra università americana, che hanno tirato fuori una serie di modelli, 100.000 modelli diversi di analisi delle varie gestioni delle pandemie nel giro dei paesi di tutto il mondo, per cui distanziamento, non distanziamento, mascherina, non mascherina, vaccino, non vaccino, 3 dosi, 1 dose, 10 dosi, robe del genere, dicendo che dei 100.000 modelli oggi la scienza non è in grado di dire che neanche in uno di questi 100.000 le decisioni che hanno preso i governi abbia cambiato di un'acca l'andamento della pandemia in termini di malati gravi, in termini di morti. Ed è una roba, di nuovo, quelli di prima non erano Infowars, era la Reuters, questo di qui... Tutti e due di Harvard. Stanford e Harvard. Sono uno di Stanford e uno di Harvard che pubblicano su Science. Questi, le stesse cose dette, no, 2 anni fa erano i complottisti, quando proprio quelli che additavano ai complottisti facevano i complottisti nelle Filippine. Così va al mondo, ragazzi, bisogna aprire gli occhi ogni tanto, quando ci sei dentro
ti tirano la paura addosso e ti confondono le acque, ma purtroppo il mondo è così. Pensiamo che sia cambiato dai tempi del Watergate, dai tempi della guerra del Vietnam, dai tempi delle armi di distruzione di massa di Bush, eccetera, ma il mondo funziona sempre esattamente nella stessa maniera. Riragioniamo su un termine che era saltato fuori all'inizio della pandemia, che l'avevano chiamata la infodemia. C'era tanto uso di queste terminologia, c'è una pandemia in primis dell'informazione, tutto quanto. Riletta ora questa parola a seguito di questi articoli, certamente ha un significato ancora più profondo. Eh certo, è proprio così. Che è una guerra di parole, serve ai parolai, non serve alla gente, ai popoli, eccetera. E fondamentalmente è così. Cos'è questa querelle tra il Cremlino e Mozilla? Raccontatemela un po'. Alla querelle... Praticamente il Cremlino e in particolare il ministero che si occupa dell'informazione ha chiesto a Mozilla di rimuovere una manciata di estensioni che secondo loro e probabilmente anche nella realtà avrebbero insomma le persone non avrebbero aggirato i vari blocchi che ci sono in Russia utilizzando appunto queste estensioni. Mozilla ha inizialmente rimosso queste estensioni dal suo negozio dicendo anche verifichiamo un attimino la situazione, e alzata di scudi sul fediverso, Mozilla queste cose non si fanno, non si sta a sentire russi. Mozilla dopo qualche giorno ha ritirato il blocco ripubblicando queste estensioni. I temi sono più o meno sempre quelli. Da una parte Mozilla è un'azienda che tra l'altro ha la stessa struttura futura di OpenAI con la B-Corp aperta e chiusa parentesi, e che però non ha probabilmente grandi attività in Russia. È ovvio, Firefox è disponibile in Russia, immagino non sia bloccata, però non ci sono delle persone di Mozilla che lavorano in Russia, quindi si possono probabilmente permettere di scontentare la Russia. Come al solito, sì, poi carità, è facile dire è un attimo che ti ritrovi il caffè corretto al plutonio per carità, anche quello o che ti sei lì che annaffi le piante improvvisamente ti trovi giù in cortile, insomma ci sono tante cose che possono succedere casualmente. E poi che fantasia che hai, Michele, però esatto. È facile poi fare dell'ironia quando sono poi dei regimi più o meno autoritari a fare delle mosse più o meno autoritarie, e quindi diventa anche facile saltare sul carro del vincitore. Ecco, una delle lamentele che ho letto fare da parte degli sviluppatori di queste estensioni sia come il blocco fosse stato fatto direttamente senza avvisare nessuno. Cioè a un certo punto Mozilla abbia bloccato queste sessioni in Russia e hanno sentito un sapore un po' così nel caffè, esatto, gli sviluppatori l'hanno scoperto perché di colpo hanno visto che non arrivavano più download da quelle parti, sì. Hanno lasciato un caffè lì sulla scrivania che si illuminava, esatto, no? Con un cantatore Geiger a fianco che faceva esatto. Ma stamattina il tecnico della macchinetta era diverso dal solito. Così, proprio così. E vabbè, i publisher di musica americani accusano Spotify di tecniche non tanto trasparenti per fregarsi più soldi possibile dagli utenti e darne il meno possibile agli artisti. Ma te pensa, che incredibile questa cosa. Fondamentalmente sotto accusa è l'utilizzo, l'aggiunta degli audiobook alla offerta a pagamento. Per una serie di... Francesco, tu che sei nel mondo della musica ne hai capito un pochino di più di questa cosa. Ma allora, fondamentalmente il prezzo di Spotify è aumentato negli ultimi anni e contemporaneamente è aumentata negli ultime settimane, negli ultimi minuti, e contemporaneamente è aumentata l'offerta di prodotti. Prima c'era solo la musica in streaming, poi ci hanno aggiunto i podcast, che sono una bella cosa perché la maggioranza dei podcast non li paghi, li prendi e li trasmetti. Ah, e la cosa di Spotify, Spotify, sì certo.
bella cosa per loro. E adesso degli audiobook che evidentemente hanno costi di produzione più bassi, hanno iniziato a fornire una quindicina di ore, se non erro, all'interno del piano premium normale, e contemporaneamente c'è un piano invece solo di audiobook che costa un po' meno. Il tutto quindi aumentando il costo, richiedendo più soldi agli ascoltatori, ma questi soldi non sono finiti in tasca ai musicisti. E quindi, visto che parte del pagamento deriva anche al numero di streaming, se l'abbonamento lo rigiri di fatto... Ah, ok, loro dicono abbiamo aumentato, ma noi non ve ne diamo di più perché ci abbiamo da pagare gli audiobooks, ci abbiamo da pagare i podcaster e una roba del genere. Esatto, Rogan, che c'è ancora lì l'assegnino da prendersi ogni tanto, insomma c'è... un bel casino da questo punto di vista. E i musicisti, i publisher in particolare, non sono stati molto contenti, ma non ho mai sentito parole buone dai publisher da Spotify. Allora vi sfido e toglietevi da Spotify. Soprattutto i big publisher, toglietevi da Spotify se non vi piace. Vedrete come torneranno con la cariola. È così. Dovrebbero fare una specie di cartello. Netflix si prepara a risollevare le sorti del suo palinsesto dopo l'avvocata in lutto che si ritrova a fronteggiare uno squalo nella Senna. Ha deciso di pubblicare una serie su Minecraft. Mi colpisce un po' perché non c'era già. Non lo so. Allora, su di Minecraft sicuramente è pieno di cartoni, di film, di... puntate a scelte multiple, un po' come era il, cioè utilizzano Minecraft per girare un videogioco che ha fatto il giro, poi perché... esatto, no nel senso che ci sono tutti degli episodi, dei film all'interno di Netflix che tu puoi fare la scelta, come era in Bandersnatch di Black Mirror. Per cui ora hanno dichiarato che a breve uscirà una nuova serie interamente dedicata a Minecraft. Appunto, avendo visto già parecchi contenuti, dico ok, un'altra, però effettivamente Minecraft ha raggiunto i 15 anni su YouTube, seguendo un certo trend di età, è ancora streamatissimo, su Twitch è streamatissimo, quindi evidentemente funziona, è un gran bel gioco, un gran bel mondo. Benvengano serie di questo tipo. Passerà la storia e verrà ricordato esattamente come il film di Netflix su Lego o su Pac-Man. Ma quello in realtà. Quello su Pac-Man. Lego Movie è bello, attenzione, se non avete visto, Lego Movie 1 è bellissimo. Lego Movie 1 è uno dei film più belli che abbia visto negli ultimi No, tu l'hai visto, Franco? No, non l'ho visto. Allora, vedilo e poi ne parliamo. Lo vedo, ma occhio, perché mi incazzo. Mi incazzo poi. Se poi vieni in trasmissione cantando Everything is Awesome, allora abbiamo vinto noi. Vabbè. Comunque, però, secondo me. No, ma non ce la faccio, ve lo dico già, non ce la posso fare a guardare il film del Lego, mi rifiuto. Però la domanda che tu hai fatto poc'anzi, secondo me, la devi fare tipo ai giovani di oggi, ai giovanissimi di oggi, all'Alpha Generation che oggi cresce davanti a Netflix, e tra 20 anni, quando ci sarà l'ondata di nostalgia del 2024, se avranno nostalgia dei cartoni di Minecraft su Netflix e di Fedez, la Ferragni e di quelle cose lì. Può darsi. Beh, non so, i bambini sotto i 5 anni se seguono. Tutto può provocare nostalgia, è una cosa incredibile, ma è così. Ci sta. Anche Young Signorino, è ancora vivo Young Signorino, che abbiamo tanto vituperato negli anni passati qui su Digitalia. Non sono così giovane, ma credo che ci sia di peggio, onestamente. Non... appunto, oramai è reazionario. No, meglio, è reazionario. Orecchie, la sto tirando lunga perché abbiamo finito le notizie, ragazzi. Qui finiamo su Mish. No, cioè, una cosa inaudita. Siete stati troppo veloci. Tirate fuori un articolo da Mish e commentatemelo. Sceglietevelo voi, quello che volete voi. Non so. Allora, io ho postato questo, il sito dell'iPhone, perché credo sia sintomo di un micro trend
perché comunque non sono, a parte che essere molto bello esteticamente secondo me, che è quello della, del tentativo da parte di un gruppo di persone di non di disconnettersi, ma di cercare un equilibrio diverso con il dispositivo che abbiamo oggi tutti nella tasca. E c'è poi vabbè, nel 2024 grazie ai social tutto è un trend, basta che qualche migliaio di persone facciano la stessa cosa, si connettono poi tramite social network e improvvisamente tutto diventa un trend. Qualche volta però abbastanza poi da crearci dei prodotti. Comunque cos'è il Lightphone? Il Lightphone è un telefono, una via di mezzo, anzi un dumb phone con alcune funzioni smart, spesso, questo è un brand particolare ma in realtà ce ne sono vari, spesso hanno lo schermo e-ink, quindi diventa proprio per difficoltà lento dell'hardware in bianco e nero. Esatto, lento in bianco e nero, anche se l'ink negli ultimi paio d'anni sta avendo un ritorno in maniera anche importante perché gli schermi stanno diventando più veloci e ho visto dei telefoni far girare dei video con l'ink quasi guardabili. È uscito recentemente un il prelancio di questo tablet fatto interamente in ink a colori, quindi insomma. Ma ci sono anche gli schermi, ci sono anche proprio degli schermi a 22-24 pollici, non lo so, con l'ink. Però questi Lightphone invece sono ink vecchi, quelli sì, esatto, lenti ad aggiornarsi, quelli verdognoli, esatto, rigiolidi. Anche se poi quindi il Lightphone, questa è la terza versione, non costa poco perché comunque almeno dicono che al prezzo pieno sarà 800 euro, 300 dollari, per ora a 400 dollari in promozione fino al 15 di luglio, che è, immagino che sotto comunque ci abbia una qualche versione di Android sotto, perché ha queste funzioni, telefono, la sveglia, le mappe, quindi un minimo di intelligenza ce l'ha, la musica, quindi immagino un lettore MP3, niente Spotify, niente Apple Music, note, calendar, c'è podcast, perfetto. Che è l'unica cosa che conta, ovviamente. Assolutamente sì, però a me dal design a me piace molto perché non è il classico telefono, vuol dire, allungato, ma è un po' più largo. Non ha, comunque anche per quello che il mio utilizzo, volendo ridurre al minimo, non ha tutto quello che mi servirebbe, però è un trend che onestamente io seguo sempre con molto interesse. Lo devi comprare, adesso lo devi comprare, lo devi comprare in diretta, cioè Franco ti ricordo che Franco ha preso il Rabbit, ecco, io ho preso il Rabbit, sono stato molto coraggioso. No, vorrei dire che lo compro se tu guardi Lego Movie, ma non mi sembra una spina paritaria. Secondo me non ce la fa comunque, quindi vinci a mani basse, Michele. Paura di sì. Età ci sta a fare, c'è una coronina per scrollare le liste, non so se è anche touch, non riesco a capirlo, immagino si sa, le mappe è probabile che sia un po' touch, perché sennò la vedo difficile. Un po' ma non troppo. Un po' touch ma non troppo, apribile, riparabile, smontabile. Tra l'altro. In bianco e nero, $350 in offerta. Sì, prezzo è un po' strano, però... A me piacciono molto questo tipo di soluzione. Sì, non lo compri perché non c'è TikTok, io lo so. Ti faccio la domanda fondamentale. No, becco Michele in castagna subito. Puoi personalizzare il tema dell'home page? Vuoi metterci un custom launcher? Non lo so, esatto. devono lanciarlo, magari finisce nelle mani di qualche smanettone. Ma ChatGPT ce l'ha ChatGPT? No. ChatGPT non serve a niente, allora non serve a niente. Gigili del giorno, ora dai. Signore e signori, i gigili del giorno. Sempre così finisce la trasmissione digitale, i gigili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolta la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un po', facciamo cominciare Francesco, dai.
Volentieri, allora avrete forse sentito parlare del caso di Bartender, un'applicazione abbastanza nota di gestione delle menu bar su macOS, e adesso è stata passata di mano, quindi insomma c'è un po' di sfiducia. Non sapevo questa cosa, io uso Bartender. Pare che sia stata venduta recentemente, anzi sconsigliavano di fare l'aggiornamento fino a quando non sarebbe stato fatto un... come si dice, il un audit su questo, no, chiarezza, perché è stata venduta diciamo di nascosto, l'aggiornamento andava a cambiare un po' di cose, poi non ho letto negli ultimi giorni gli aggiornamenti, però c'è stato un po' di movimento di sapore, visto che comunque è molto utile, fondamentalmente Bartender permette di configurare le varie icone che popolano le barre dei menu sul Mac, sono i menu e tutte le varie icone del sistema tutte insieme, permettendo di nasconderle secondo vari criteri. È uscito, perlomeno era già in giro, ma è diventata estremamente di moda in questo periodo grazie appunto alla mostra di Bartender, Ice, che è Ice Menu Bar, si trova su icemenubar.app giustamente, o all'interno di Homebrew per i macchisti affezionati, che permette però appunto di nascondere le icone, visualizzarle solamente quando serve, e ha una cosina molto carina che, come dire, accorcia la barra semplicemente per coprire i due menu laterali, quindi si allarga quasi il desktop in maniera estetica, niente di più funzionale. È molto molto carino, è open source, è gratuito, se avete bisogno di sperimentare qualcosa del genere è molto carino provarle, icemenubar.app. Mi vado a cercare un po' di link su questa cosa della polemica di Bartender, perché me la sono proprio persa ed eventualmente mi provo. Abbiamo aggiunto l'articolo alla fine, ma poi approfondiremo. Ah, ok, ok, fantastico. Grazie Francesco. Michele? Allora, un gigillo per noi feticisti dell'RSS, che si chiama RSS Please, è fondamentalmente un eseguibile multipiattaforma per Linux, macOS e Windows, anche BSD se proprio ci tenete. E cosa fa? Voi lo chiamate tramite riga di comando e lui, ovviamente con le CIS istruzioni, mandandogli una pagina web, selezionando i giusti selettori del CSS, voi quella pagina web insomma ve la trasforma in un feed RSS. Quindi immaginatevi, oggi tanti siti l'RSS ce l'hanno ancora, ma ce l'hanno nascosto, soprattutto quelli con WordPress, basta di solito aggiungere feed alla fine e vi trovate l'RSS. Altri siti hanno deciso di non implementarlo. Ecco, RSS Please può essere una soluzione semplice per questo. Come si trovano poi i selettori CSS, basta andare poi nelle varie modalità ispeziona dei browser e in maniera anche abbastanza facile, poi riuscite a trovare quello che è il percorso dei vari post che avete bisogno di seguire via RSS. Lo trovate su rsspls.7bit.org e ovviamente è gratuito. Grazie, molto carino, grazie Michele. Ultimo gigolo per oggi è Shademap, che è un'applicazione web che vi mostra tutte le mappe che volete in giro per il mondo, con una caratteristica particolare che vi dice la disposizione delle ombre in ogni luogo a un'ora precisa di un giorno preciso. Voi selezionate un giorno del calendario, che può essere anche il giorno di oggi, e con uno slider in basso che potete far scorrere da mezzanotte del giorno prima a mezzanotte del giorno successivo, potete vedere l'evoluzione della copertura delle ombre, ovviamente in base a quello che è l'altezza del sole il giorno della settimana e in base a quella che è l'orografia e la presenza di ostacoli. Non lo calcola in base alla orografia, da quello che capisco non sa dove sono ogni singola collina e ogni singolo albero o palazzo, ma lo fa catturando immagini satellitari e studiando la disposizione delle ombre durante l'anno nell'immagine satellitare, ed è un effetto molto carino e molto interessante. Se volete, ad esempio, se state trattando per comprare, che ne so, una casa nuova e volete sapere d'inverno da che ora avete il sole, che non vada in ombra troppo presto, robe del genere, questo software qui vi dà una risposta molto molto precisa in formato grafico con la mappa. Molto bello, andate a vederlo, come tutti gli altri gingilli, ve l'abbiamo già detto, digitalia.fm/729.
Nel frattempo ho attivato la sincronizzazione dei bookmark su Arc e mi sono incasinato tutti i bookmark perché probabilmente l'avevo già attivata su un altro computer, forse quello dello studio. Me la mischiate tutti, non trovo più un cacchio. Mamma mia, queste cose mi fanno arrabbiare. Va bene, direi che è tutto per questa puntata. Le raccomandazioni finali sono, come al solito, time, talent and treasure. Dateci una mano economicamente col vostro talento o con il vostro tempo. Raccomandate per esempio Digitalia presso le vostre amiche e i vostri amici digitaliani, fatelo con gli sconosciuti lasciando una recensione per Digitalia da qualche parte, quelle su Apple Podcast grazie allo script di Francesco finiscono direttamente nella nostra timeline, per cui potete anche utilizzarla per insultare il vostro peggior nemico o salutare e mandare gli auguri alla mamma come fanno altri colleghi, o semplicemente per ringraziarci e dare veramente una mano fattiva alla trasmissione. Direi che per questa 729 è tutto, dalle Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio. Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio. E un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi, da Francesco Facconi. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.